Vai. Vediamo. Io mo devo un attimo capire i danni di Medios alla fase finale del primo piano, quanti ne fa? Perché è la prima volta che lo provo, non lo so. Boh, mo lo sto provando. Di solito, ripeto, ho visto gente giocare a posto di King Meridas. Però voglio provare tutti e due assieme come funzionano. Allora, come ci possiamo strutturare la cosa? Inizio subito a buffarmi Meridas. Cioè, i damage reduction, credo di sì. Quindi noi facciamo rank up su King. Attacco taunt cosa? Senza scudo di King? Facciamo così. Vorrei cercare un pochettino di fare tutti i turni se riesco a damage reduction. Vediamo. Allora, la prima fase. Solo l'ultimo livello ci può rompere. Per il resto è abbastanza veloce come cosa. Anzi, secondo me lo faccio talmente veloce che non ci arrivo manco a tirare. Ecco, best single target. Problema di sta team, sì. Diciamo che se tu giochi con Brunhilde almeno c'hai molti più single target. Quindi fai molto più velocemente la damage reduction. Però il piccione in teoria quando arrivi tipo secondo, terzo piano, già stai abbastanza. Dura di più il piccione, mettiamo così. Quindi ce la fai e basta che ci giri bene le carte. In quel team che stai usando tu ora, chi posso studiare? King e Matrona. Matrona dei Neri Blu. King Brunhilde. Te ce l'hai. Ciao Mattia, deluso? Sì, mi aspettavo qualcosina di più forte. Forte, normale. Del piccione riesco a fare solo i primi due piani. Che ti mi consigli per il piano 3? Caro, c'è il video sul canale YouTube. E il team che sto utilizzando io adesso, solo che a posto di Meridas ho usato Brunhilde. Lo faccio abbastanza veloce. Con tre buff fai il massimo, ok. Ciao Doccaner, salve, salve. Quindi sì, puoi fare... Io mo sto provando sto team come funziona, però ho un po' una mano di merda. Mettiamolo in questo modo. Così. Round. Credo di shottare. Secondo me ho shottato già con King. Molto probabile. Sì, l'unico problema di sto team è il fatto che c'hai pochi single target che giri. Sono quasi tutti away. Vabbè, non è un problema. Ripeto, per le fasi secondo e terzo piano, avendo pure il... Il 30% dei danni massimi che può subire. Non ve lo create il problema. Tipo adesso qua un altro single target. Perfetto. Vabbè, facciamo così. 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 Vediamo quando facciamo. Vabbè, qui down da 3 proprio per bullizzare il piccione. Non serve a nulla. Vabbè, per bullizzarlo ci sta, ci sta. Ok. Single target? No. Vabbè, poi io che cerco pure le carte. Stiamo chiedendo troppo adesso. Vabbè, pazienza qua. Taunt al 3. Buff di King qua che cercavo. Allora facciamo rank up su King. Tiriamo questa. Questa. Il problema è che non mi sto buffando Meridas. Sto... Non sto pescando una single target di Meridas. Vediamo. Ma pure una single target, che cavolo ne so, di Matrona. Un minimo. Grazie. Ok, c'era una single target. Quindi noi facciamo adesso. Questa me la voglio tenere per la fase dopo. Faccio la ulti che tanto non fa danno contro l'ultimo piano. Cioè l'ultimo livello. Facciamo doppia single target e attacco a cazzo di cane. Te? Bene. Oh, basta che riesco a mergere pure un attimo di Meridas. Sarebbe top come cosa. Primo piano lo facciamo abbastanza veloce. Un 16% di damage dark. Non niente carte di Meridas, però il rank up, quindi ci possiamo stare con rank up. Stalliamo con questo. La ulti la possiamo tirare perché tanto sappiamo che nel terzo livello fa schifo. Allora facciamo.
Lo sai che la ultima Elias non so. Qualcuno ha provato la ultima Elias nell'ultimo livello. Però, devo migliorare l'equipe. Però che ho visto che i tuoi CC sono quasi 300k. Mi stanno sui 250. Vabbè, non avrai il mio CC, però lo stesso ci puoi provare. Provare non fa male. Ciao Lampoluce, buonasera. Bene, trovare i single target è come trovare la mia voglia di figo. Non fa un cazzo la ulti? Lo stesso non fa nulla. Nemmeno per la sotto buff di King. Boh, è da provare. La ne faccio. Io vorrei installare un turno qua. 2. Il rank up me lo vorrei tenere. Vabbè, butto taunt a caso, non me ne faccio nulla. E posso buttare pure questa, sì. Oddio, mica l'ho sciotto, spero di no. Quando è buffato, Coder? Ma facciamo così. Ti prego, non lo shottare, non lo shottare. Fatevi i cazzi vostri, 80 pure che lo butta giù King. Ti prego, King, ti prego, è un attiuno, è un attiuno. Non volergli male, cioè... Stalla, stalla. Grazie, caro, grazie. Gentilissimo. Ah, ok, almeno un rank up su 2T2. Il mio 2-6 fa 6K. Allora, ok, ci sta. Ci sta, ci sta. Dovrebbe far danno, in teoria. Va bene, non è un problema. Minchia, manco mi riesce a togliere lo scudo. Allora, rank up su Meledas. Buttiamo il taunt. Tolgo la ulti. E muovo la carta. Sì. Vediamo. Un'altra single rank up. Rank up. Awe. Single target. Single target. Sì. Vediamo. Dovrebbe togliere il massimale. Dovrebbe fargli. Se critta nemmeno gli fa il massimale. Vabbè, perché si deve buffare giustamente. Vabbè, dai. Ci può stare, ci può stare. Peccato che non ho carte king qua. Cioè uno, ma non farà danno. Vabbè, dai, lo sai, pensavo peggio. È vero che non c'avevi buff sulla testa. Uno, due, tre, quattro. Sì. Ok, gli fa danno, gli fa danno, gli fa danno. Ok. È andato. Dovrebbe, anzi, forse rimane con uno di vita. Ah, gli fa pazienza l'AT1, perfetto. Come non detto. Ok, adesso una carta qualsiasi di Meliodas, grazie. Gli fa pazienza, però mi parlo. Usare le single target si buffava ancora, Mel. Sì, ma ho usato tutte le single target. Ok, adesso Melas non farà danno. In realtà c'ha 4 buff, mo. Lo sai, non lo so, ma non credo. Se prima non ha fatto danno. Questa gli serve tipo T2. Vediamo, boh, provare per credere. Tanto al massimo mi mette corrosione, però ancora un turno per shottarlo. Non è un problema. Vediamo. Vediamo che ne esce. Ah, vabbè, King mi dà pure quel poco di danno in più. Allora, questo facciamo finta che non è mai stata usata. Ok, a posto. Perfetto. Si vola, signori, si vola. Che la casualità sia con noi. Ah, grandissimo onnipotente piccione. 800k di danno. Tu devi contare taunt al 3, T3 di King con uno scudo al 3, più 40% di magia di action. Potrebbe uscire qualcosa. Va bene. E siamo ancora qua. Ah, guarda, a sto punto mi pusho il damage reduction, sti cazzi. Facciamo così. Così. Mi tengo i taunt. Questo. Boh, tiro carta a caso, così. Ok. Un altro rank up. Ma perfetto. Bellissimo.
E ci può stare di uscire con con il damage reduction. Ci può stare. Ok. Rank up. Questa. Questa. Questa? Vediamo. Senza tagli il taunt me lo tengo, tanto. Ora meno sta più dando taunt. Ma è normale, caro. Normalissimo. Tu volere taunt? Tu non potevi avere taunt. Dovrebbe shottarlo in teoria. Bravo Medas, bravo. Bravo guaglione. Bravo. E mo c'ho il taunt. Ah, coglione, me lo so conservato. Ah. Oh, bella sti single target. Lui si buffava. No. Ah, si abita l'abilità buff e debuff. Vabbè, sti cazzo. Taunt. Diciamo destro, sinistra, sinistra. Attacchino. Attacchino. Oppure faccio doppio single target. Mi sa che è meglio fare doppio single target. Così. 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 Perfetto. 16% di damage reduction. Danni praticamente nulli. Povero quel Goder lì che rimarrà con quel poco di vita per un bel po'. Ok, allora rank up su Meliodas. Possiamo fare così. 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 Oddio, no, è più di del 30%. Infatti, però ho fatto il danno massimale. Va bene. Incazzato con la vita il piccione. Pazienza, troppo forte. Niente, non mi tocca. Ho... cosa c'ho? 24% di damage reduction. No, c'ho 32%, mi sa. Questo dovrebbe essere, fammi vedere. No, no, c'ho 24. 24% damage reduction, 0 danni su tutti, praticamente. RKS sangue, grazie per il follow. Anche con T3 full scudo di King e full buff di Mela, meno 250k li fa. Allora rimango in vita con uno. Bene, scusa il ritardo, ma mi sono appena svegliato perché dopo ieri sera non sono riuscito a chiudere occhio. Lo so, caro, ti capisco, caro, ti capisco. È stata una giornata molto difficile. È tornato già in vita, sì, quindi se gli faccio questo in teoria dovrebbe. Però io mi vorrei buffare la... la damage reduction, quindi facciamo così e butto un taunt a caso. Ti prego, non lo shottare, lo shotterà sicuro. Infatti, vabbè. Bel team, eh. Bello grosso il team. Sì, nel piccione Menas risplende di luce propria. Ok, qui lo devo shottare in tre volte. Cioè, in una volta con tre attacchi. Avessi avuto un attito di Menas, ci potevo pure provare qua. Oh, belle ste carte di King. C'ho solo la ulti. La ulti, lui che mi fa? Vabbè, fa schifo. Bi attacco per due turni. Mi do tenere la ulti di King, allora. Boh, io ho una mano abbastanza a me penoso. Mi buffo il damage reduction e base. Lui si buffa, no? Mi pare di no, non ho visto. No, non si buffa. Facciamo così, così. Non è che io possa fare tanto. Boh, tolgo un po' di gouge per il meme. E tauntino matto, tauntino matto. Tauntino matto. Bisogna preferito dell'anime Merlin. Okay. Dovrei aver massimizzato il damage reduction. No, quasi, mi manca un altro, altri due attacchi. Sto a 32%. E infatti non fa un cavolo di danno. Mo fa pazienza, credo. No, quasi. Sì, sono immortale. Vabbè, beh, povero piccione. Povero. Allora,
Rank up su Meridas. Questa. Così. E così dovrebbe bastare. Sì, basta e avanza. Così mi max pure il damage reduction. Perfetto. Quindi adesso sono immortal. Quel goder sta così da inizio run. Non è stato toccato minimamente. Terza fase. Che faceva di cattivo? Vabbè, si buffa. Causa esplosione, me ne fotto altamente. Non me ne frega un cazzo. Svuota il gouge. Va bene. Noi facciamo. Attacco di King non ce l'ho, come giusto che sia. Come sta buffato la reliquia? Reliquia è 4, quindi ho fatto 4 rank up. Va bene, Taunt ce l'ho settato. Io potrei fare rank up su Melas per dopo. A me mi tengo un altro rank up dopo. Posso fare single target. 4 sì, arriva a 5, arriva al massimo. Single target. E Natti 3 gliela posso pure tirare. Una bottarella piccolina. Peccato che non abbia carte di King. Ok, dovrei aver fatto il danno massimo. Sicuramente non con Matrone. Sì, era il danno massimo. Ma il turno, un'altra carta di Melos, abbiamo finito. Grazie, potete darmi una single target. L'ho sprecato il gioco. Mamma mia, danni pari a zero. Cioè, pure sugli altri, manco a D, non c'avevo manco lo scudo di King. Rank up su Melos, attacco. T3, T2, e dovremmo aver finito. Ma oh, come si tocca i baffetti che non ce la fa così. Vabbè, pure il secondo piano è abbastanza easy. L'unico problema di sto piano è il taunt. No taunt, no parte. Mattia, lo ha tu. Dici quella carta di King, ho usato due carte di King là. Mi bastava una di meno. Quindi un team con Sarer, Dianverd, Golder e Mel funziona bene? Sì, può funzionare, certo. Devi provare. E riprovare. Però potrebbe andare. E siamo ancora qua. E già. Vabbè, basta che mo mi dà una carta di King. Perlomeno, un minimo gioco di soddisfazione, non so. Bella la spada di Mel come esce dallo scudo. No, T2, va bene, T2, madonna. No, un'altra way però no, brutta l'altra way. Devi fare un'altra single target, bastardo. Posso chiedere una cosa, certo. Pensa così, almeno ora puoi fare di nuovo il terzo piano. Agli inizi toccava rifare dal primo. Ma guarda, bastava resettare, potevo rifare pure il terzo piano quando non c'era il metodo di rifarlo. Quindi no proprio. Ma se ho Melas nuovo ed un nuovo account, mi consigli di continuare a pullare? Se hai già Melas, dipende cosa hai trovato. E puoi anche finirti il giro, ci sono feste importanti. Cioè, importanti, sono utili. Ci sono personaggi buoni, quindi per chi ha appena iniziato. Dipende cosa hai trovato. Uno! Due! Tre! Quattro! Madonna, l'audio se va a quel paese. Mi devi evitare Matrona, piccione di merda. E insomma, bello quel goder. Grazie. Allora, rank up su di noi. Nemmeno una nuvola. No, vabbè, su Melos. Bravo Melos, più cattivo di voglio. Più cattivo, ma porco. Ah, certo che la mia vita è fuori. Un'altra volta uno di vita. E basta.
È insopportabile questa cosa. Vabbè. Io mi sono preso i cosmetici e punto a loro. Basta pull. Ma non prendere nemmeno i cosmetici. Sti cazzi. Ciao, ho ricominciato a giocare da 4 giorni. Ho farmato 560 gemme, ma ancora 0 medals. Ma solo 2 Ritz Code, un Cusack, una Margaret e un Goder, nient'altro. Ma guarda, non ti è andata malissimo. Stai appena a metà giro e ti ha dato già un bel po' di fest. Ma finisci il giro, comunque ce la fai a farmarlo. E va bene, signori, la vita è una merda, che ci possiamo fare? Purtroppo non riesco nemmeno a buffarmi, quindi noi faremo... Ci affideremo a Goder. 1, 2, 3, 4. Vai Goder! Fortissimo Goder, mamma mia, potentissimo. Sei anche più forte del gioco. Allora, tauntino. Attacco di King. C'è la doppio single target? No, te pareva. Faceva qualcosa? Sì, distruggeva le carte, mi pare. Ah no, ce l'ho doppio single target. Vabbè, sono io cicato, lasciate sta. Ah, vabbè, sì. Sì, sì, sì. Questo distruggeva le carte, giusto? Sì. Quindi facciamo così. 3 e 4. Heavy metal. Heavy metal. Grazie per il crit, caro. C'ho 8, 16, 24, 24? O 32, non lo so, perché si sovrappone pure quello di King, non si capisce niente. Ok, ho rank up, ho un single target, quindi F. Oh, bello sto scudo! Ma sono Dio onnipotente, di... Non mi fa danno. Per il momento un cosmetico di King forse mi conviene di più i vestiti di demone, per spawnare i demoni. Bah, dipende dai demoni. Se ti servono dei demoni in particolare, ci sta a prenderli. Così puoi decidere chi spawnare. Più che altro è una cosa di gioco. Più che. Non è che ti dà vantaggi in più, più roba varia. È per te. Ciao, Cico, buonasera. Se vuoi, non è un buttato, ecco. Lo problema è il nuovo in top 100. Se ci sarà una season, che cazzo, ma non credo. Si va sempre King. Chi gioca sto mel? 560 gemme, 5 feste, nient'altro. Eh sì, ti è andata bene. C'è gente che 560 gemme ci trova solo i garantiti. Probabilmente ho già finito tutti i capi su cui farmare. Fai PvP. PvP. Poi se hai ricominciato il gioco ti darà pure il login di ritorno. 400 gemme al mese tra PvP e genere, quindi vai tranquillo. Esatto. Ci sta, hai voglia a farmare. Se hai appena iniziato hai pure il login di ritorno. Tutte le missioni che avevi arretrate. Allora, non ho single target, quindi facciamo così. O meglio, se non è che mi fai il miracolo, tipo. No, io secondo me oggi c'ho una maledizione. È la terza volta che rimane uno di vita. La terza. In 10 minuti è rimasto 3 volte con uno di vita. Ma che cazzo? Ma ha tolto pure i buff, la madre di questo. Beh, io mi sento abbastanza preso per il culo, comunque, non vorrei dire. Abbastanza. Oh, belle ste carte! Si umiche. Minchia, mi ciclo tutta la mano. Oh. No, Cordigan, non lo shot a 4-6 avendo fatto il danno massimo. E Macarena, tatarata. In realtà posso andare a cazzo duro senza futuro, tipo. 2 3 e 4. Sì. Sì, così mi faccio pure due single target. Vai.
Devo fare prima Madrone, che mi buffavo meglio. Adesso vabbè, sti cazzo. Ci ho pensato dopo. Vabbè, avesse fatto il crit pure sul primo hit, avrebbe fatto il danno massimo. Vabbè. Ok, la ultima la devo tenere per la fase dopo. Quindi mo vado così a cazzo di cane attacco. Oh bello, che mi fa pazienza. Oh bello, sì, terzo piano. Terza fase e pazienza. Insomma. Ok, 8, 16. Mi manca un altro, altri due single target. Ce li ho, giustamente non ce li ho. Ma è come giusto che sia. Un altro turno potrei anche installarlo, per carità. Ma forse l'ho sciotto, non lo so. Vai, vediamo. Non credo. Non credo. No. Vabbè, devo aspettare un altro turno. Un altro turno ci posso stare. Grazie per l'attacco di Madrone apposta. Mi buffo pure il damage di Dark. Buono, 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 buono. Ce posso sta, sì, ce posso sta. Faccio uno, faccio due. Poi rank up su King. Sai che vorrei tenermi rank up per il taunt al 2 di Madrona per la fase dopo? Perché io non so quanti danni faccio. È vero che ho full damage reduction, per carità. Non lo so. Boh, il taunt al 2 non è che mi cambia tantissimo. Potrei fare buff al 3 di King dopo. Ah, facciamo così, rank up su King. Attacco di Madrona. Single target di Meliodasso. Che mi piace il cazzo. King per il meme? Sì, no, King per il meme no, io ho fatto atti due. Muoviamo carte? Ce la faccio! Sì! Occhiolino! Sì! Sì, dai! Ed è proprio in quel momento che Melas decide di missargli i danni e non farà un hit. Grazie! Gentilissimo, guarda, non ti sforza troppo. Addio, aspetta, non c'è il revive, si gode! Vediamo. Se lei infligge danni a un nemico con un attacco a bersaglio singolo, applica l'effetto sul bersaglio dei miei uccidori. Sì! Sì, non c'è il revive! Sium! Ciao, Analimitz, buon pomeriggio. Mi sa consigliare un team per il secondo piano della torre delle prove? Ci sono. Allora, per tutti e tre i piani ci sono i video sul canale YouTube. Poi il team che sto utilizzando adesso è uno tra quelli. Non c'è un team per fare il secondo piano. C'è un team per fare tutti e tre i piani, perché non puoi fare solo il primo, solo il secondo, solo il terzo. Cioè, quando uscirà il prossimo festo lo mettono King nel banner. Sì! Sì, potrebbe tornare. Quelli che sono più utili da sbloccare le prime. C'è quella di The One che è buona in PvP. C'è quella di Ban che è l'unico modo per giocarlo se vuoi giocarlo. Poi c'è quella di Coder Verde molto utile in PvE. E poi c'è quella di Lidia. Quella là di Lidia di Natale che se proprio vuoi è forte, per carità, però io non la farei. E poi chi ci sta? Poi boh, non mi ricordo. Comunque forse un'altra al massimo. Ah, la torre delle prove! Aspetta, quale? Luca, c'è il video sempre sul mio canale YouTube. Trovi tutti i video sul mio canale. Sì, comunque devi usare un team con Melasuga, in parole povere. Giovamente decente sarebbe che quando rilasciano un nuovo PG, che già esiste in game, che condividono la stessa ulti, ti basta la copia nuova del PG, ma che tiene già la ulti se sei. No, Cordica, no, ci vanno a perdere i soldi. Allora, che dobbiamo fare? Concentrazione, signore, un attimo, concentrazione. Ulti di King, ma io me la volevo tenere. Purtroppo non c'ho carte di Madrona. Porco cane. Vabbè, posso... no, cavolo, mi serve... Oh, che palle. Devo riulti lasciare con King il prima possibile. Count. Devo... 3. Ulti rush di questo, si muore. C'ho 8, 16, 24, 32. 40% di damage reduction. Sì, dovrei essere tipo Gesù Cristo adesso. Oddio, lo sai che io vorrei ulti lasciare con Meldos. No, vabbè, me lo tengo per dopo. Oddio, statti 3 però è buona, buona. Attacco con Coder? Scelta hard e pericolosa. Ma
Madonna, quanti buff grigi c'ho? Tra cui alcuni sono pure dei buff, vabbè, lasciamo stare. Ok. Single target, manca. Vabbè, non mi servono più single target. Però mi servivano per Medas, dai, c'avevi i buff. Ha pure doppio E, ma tua madre è una bastarda. Bravo, hit matrona. Figlio di una buonissima donna. Minchia, con tutto quel damage reduction mi fa lo stesso tutti quei danni. Ma tua madre fa veramente i ghinotti. E non mi posso manco togliere i debuff. Ma porco cane porco. Oddio, i buff glieli posso togliere con questo. Mi devo tenere la ulti per dopo. Per me che lui mi mette il debuff. O mette. No, lui mo si buffa solo, giusto? È questa quella che mi caga il cazzo. Devo ulti lasciare con King il turno dopo ancora. Va bene. No problema, chiaro, no problema. Facciamo 3. E facciamo 4. No problema. Tanto mo mi fa solo un attacco. No problema. Mo basta, mi dà una carta di King, gioco una, e non ne chiedo 2, 3, 4, 8, 12. Una. Eh? Non credo sia difficile. Ma perché io parlo sempre, no? Però credo lo stesso di shottarlo, per carità, però che palle. Ogni volta sto gioco a trollarmi è il numero 1, comunque. Guarda, no. Sembra a parlare, devo stare, sembra a parlare. 3 4 Invasion Arrow. Vabbè, abbiamo finito. Però certo che io a tirarmene sono il numero 1, sto gioco, madonna. Dai, GG. Guarda quanto cazzo è figo sto Medas con sta cazzo di armatura.